vedere Bellin, un veterano del ciclismo italiano, come vedi questa Trevalli? È una bellissima gara, poi il percorso lo conosco bene, soprattutto l'arrivo, avendo vinto nel 2011. Ci tengo a ripetermi, sarà comunque battagliata perché sono squadre con corridori molto forti e il percorso si addice a molti attacchi. Vedremo un po' come si svolgerà la gara, è difficile dirlo adesso, però credo che la selezione principale si farà negli ultimi due chilometri. Trittico Lombardo, forse questa è la gara più dura delle tre? Sì, sicuramente la più dura e forse anche la più sentita. Ecco. Ovviamente cercherò di dare il meglio di me, puntavo a questa gara e spero di ripetermi. Conosci bene il percorso, qual è il punto secondo te dove si può risolvere la gara? Ma penso soprattutto al finale, negli ultimi 2-3 chilometri. Grazie. Stefano, tua moglie è preoccupata perché dice: come un premio alla carriera vuol dire che dall'anno prossimo ce l'ho a casa tutti i giorni. No, sono già 3 mesi che sono a casa tutti i giorni, quindi no, spero di non essere a casa, almeno trovo qualcosa da combinare ancora in giro. Senti, tanti anni, tante fatiche ma anche tante gioie, magari è stupida la domanda, però qual è quella che hai nel cuore? Ah, sì, è normale, il Giro d'Italia è un po' la vittoria del Giro, è quello un po' del coronamento di una carriera, però tutte le corse, anche le 2-3 Valli Varesine che ho vinto, comunque sono qualcosa di molto importante, però ma penso qualsiasi corso, qualsiasi, anche se non vinci, è comunque importante goderti ogni momento, quindi in questi 17 anni è stato un po' tutta una bella cosa. L'arrivo di oggi a campione ti ricorda qualcosina? Sì, sì, beh, è normale, averlo vinto 2 volte è stato comunque una... l'ho un po' stato il primo a vincere su quell'arrivo, un arrivo molto impegnativo, complicato, e quindi è un bel arrivo, spettacolare. Davanti ai corridori per la passerella in Corso Matteotti i bambini della Besanese? Sì, sì, beh, bella cosa, senza dubbio, comunque anche per loro è una cosa molto importante, una piccola cosa che ho fatto da... sono già 13 anni ormai e quindi spero che possano continuare e magari in futuro uscire qualche piccolo campione. E il futuro di Stefano Garzelli? Ma in questo momento non lo so ancora, in questo momento sono 3 mesi che sono a casa a fare il padre di 4 figli, il che è molto 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 impegnativo, è molto più impegnativo che andare a correre senza dubbi perché comunque è difficile, però il futuro non lo so, spero di poter rimanere vincolato ancora al ciclismo e vedere un po' come fare. Dottor Guardascione, medico di gara, come ci si alimenta prima della Trevalli? Ma prima della Trevalli è una corsa abbastanza impegnativa, l'alimentazione dei corridori stamattina è stata quella di una corsa di 200 km con un bel dislivello, quindi 3 ore fa circa hanno fatto una colazione abituale con caffè latte, fette biscottate, cereali e quant'altro, seguita da un ottimo piatto di pasta con particolare, a basso indice glicemico, così i carboidrati vengono assorbiti, vengono rilasciati piano piano durante la gara che durerà 5 ore circa. E poi hanno mangiato anche del prosciutto crudo o della bresaola a seconda dei gusti per avere anche una discreta quota di proteine. 5 ore di gara e nelle ore più calde della giornata, cosa hanno i corridori sulla bici, nella maglia e poi chiaramente gli verrà passato dall'ammiraglia? Certo, sulla bicicletta partono con 2 borracce, una è acqua e l'altra contiene delle maltodestrine che sono sempre degli zuccheri a lento assorbimento. Nelle tasche hanno dai 3 ai 4 panini con marmellata, prosciutto e quant'altro, un paio di barrette energetiche e un paio di gelatine energetiche. Poi al rifornimento, dopo circa 100 km, ricevono un sacchetto dai massaggiatori a bordo strada che contiene ancora 2 borracce analoghe a quelle di prima e contiene dei gel di pronto utilizzo che sono delle sostanze ad alto contenuto energetico e vengono utilizzate per il finale di gara. Più nel circuito, ovviamente, essendo oggi probabilmente una giornata anche abbastanza calda, ricevono delle borracce di acqua o di sale a ogni passaggio. Ok, siamo con Piovani, direttore sportivo della Lampre, siamo davanti al Pullman. Prime 2 gare come sono andate? Adesso c'è la terza, Trevalli Varesine, secondo te la più impegnativa? Beh, la Coppa Corsoni che abbiamo vinto con Pozzato e ieri che ha fatto secondo Ferrari dietro Modolo, queste 2 gare è stato un bilancio positivo. Oggi la Trevalli è una delle gare più impegnative, secondo me dal trittico molto dura. Ci sono un lotto di partenti molto importante e staremo a vedere un attimo come si mette la gara. Quale sarà il vostro atleta che punterà a salire sul podio oggi? Ma abbiamo Christian Durace che ha dimostrato di andare forte all'Agostoni, Cunego appena iniziato a correre dopo il tour, aver fatto una preparazione in altura.
Ci abbiamo Pietro Polli che anche lui dopo l'Eneco Tour ha dimostrato pian piano adesso di avere una discreta condizione. Staremo a vedere un attimo come si svolge la gara, come si metterà la corsa in finale per poi decidere con chi fare l'arrivo. Hai detto appunto gara impegnativa questa Tre Valli Varesine, secondo te dove si può risolvere, in quale salita, l'Alpe Tedesco? Si può risolvere sull'Alpe Tedesco, non è durissima la salita, però la discesa è abbastanza tecnica, dipende poi se verrà fuori una corsa selettiva dopo l'Alpe Tedesco, chi sarà davanti, se decideranno di fare la corsa. C'è da dire anche che dal circuito di Luino andare all'arrivo c'è ancora un pezzo di pianura dove la fuga, come ha dimostrato ieri la corsa, se hanno 40 secondi, un minuto, si possono ancora mettere in gioco molte squadre e anche molti corridori. Okay.